lo uccidiamo. Orca puttana, il danno su Varus. Bella raga, benvenuti ad un altro video di Nico. E questa volta la gioco nella mid lane. Mi dispiace se è un cazzo di replay. Non sono riuscito a registrare mentre giocavo. Ho risolto il problema, però è successo. Ma questo game è talmente tanto figo che ve lo voglio mostrare comunque. E voglio analizzare insieme a voi insieme la build, quali sono le abilità e le tattiche da utilizzare con Nico. Insomma, un po' come giocare Nico, no? Questo, ragazzi, vi preannuncio che è un game figo, nel senso divertente, in cui io mi diverto. E si vede anche da come va la lane, insomma, no? Allora, vedete adesso io sono Nico, trasformata in Kayn. E adesso inizia la lane phase. Allora, siamo contro una Miss Fortune, che è abbastanza strano. La prima abilità da maxare è la Q. E la combo, la Q, non so se vi ricordate, ecco questa qua, no? Praticamente voi lanciate un seme che esplode una volta se prende un minion o un mostro piccolo, due volte se uccide un minion, ok? Quindi uccide un minion, esplode e poi riesplode, e tre volte se becca un champion, ok? O un mostro grande. Quindi la vostra combo basica sarà cercare di colpire l'avversario con la Q. Come farlo? Con la vostra E. Cioè, prima lanciate la E, che è uno snare, immobilizza l'avversario. Immobilizzate l'avversario, utilizzate la Q e l'avversario si piglia tutte e tre le esplosioni della Q. Ok? Fa come adesso, vedete? L'ho presa e, lanciando una Q, questa si è presa tre botte di Q. Lei ha usato l'ignite in una maniera veramente stupida, ma vabbè. Cosa importante che si nota qui, ho usato flash ignite, ma mi sembra di ricordare che non riesco ad ucciderla. Esatto, quasi, però siamo andati vicini. Cosa importante da ricordare che la E, vedete, i primi cerchi sono gialli, poi diventano rosa, ovvero a seconda di quanti minion questa E passa attraverso, si potenzia e l'immobilizzamento dura per più tempo, ok? Quindi è molto figo utilizzare questa E nella lane phase, perché potete utilizzarla sui minion, beccare un paio di minion e poi il campione avversario, così che il campione avversario è immobilizzato per più tempo, ok? Allora, come item iniziali avevo preso il Donald's Ring con due pozioni. Adesso vediamo cosa comprerò. Mi compro semplicemente due refillable. Ah, ho preso anche un Daxiel, sì, ho preso anche un Daxiel per essere un po' più forte in questo early game. Allora, vediamo come continua questa lane phase. Sono un po' pushato perché ovviamente Miss Fortune ci pusha abbastanza, essendo il suo range abbastanza più lungo del nostro. Ci pocca un po' con la W. Ma adesso cosa succede? Secondo me fra poco... Allora, esatto, andrò per la kill. Ho utilizzato la E, come vi dicevo, e poi la Q, come vi dicevo. Cosa importantissima è è anche abbastanza facile utilizzare questo champ, devo dirvi la verità, facile e divertente. La cosa più importante è lanciare la E attraverso i minion e poi colpire il campione e utilizzare la Q sul campione immobilizzato. In questo modo fate un botto di danno. Oltretutto, da notare che Nico ha anche un buon poke, una buona wave clear con la Q, ma molto buona. E quindi per voi è facile anche far regolare l'avversario e poi pushare la wave più velocemente possibile. Non è questo l'esempio perché non ho pushato molto molto velocemente, però c'erano pochi minion, quindi non c'era bisogno. Adesso mi sono trasformato in Kayn, e qual è la particolarità? Voi prendete anche la barra della vita di Kayn, quindi se qualcuno vi vede trasformato in Kayn che vi avvicinate, dice: ma cazzo, questo non ha vita, andiamo per ucciderlo. Però in realtà poi è un po' il contrario. Allora, ho utilizzato la E, infatti, ma nulla di fatto purtroppo in questa mini gank. Però vedete che uno dei modi in cui si può utilizzare
la passiva di Nico, che è quella che ci consente di trasformarci in un champion o in un altro, è proprio utilizzarla per rommare e far finta di essere il jungler, per esempio, no? E una cosa importante che ancora non vi ho detto, ma che adesso approfondiamo un attimo, è cioè che tipo di champ è Nico. Allora, ora vediamo se succede qualcosa, perché secondo me... ah, non l'ho beccata. Però ho utilizzato la R e guardate, ragazzi, il danno che fa la R. È una cosa mostruosa. R ignite e per la terza volta questa se ne va con 2 di salute. Vabbè, è un po' unlucky, ma ci sta. Perché ancora devo abituarmi bene al danno di Nico, alla velocità di movimento, eccetera, eccetera. Però, grazie a Dio, Fiora se l'è presa e quindi abbiamo ucciso Miss Fortune. Cosa vi volevo dire prima? Che Nico, nella mid lane, potenzialmente potrebbe essere anche un champion da roaming. Ovvero, pusha molto velocemente, perché ha un pushing power molto forte. Pusha la wave e poi roam, trasformandosi in qualcun altro. Per esempio, se la top lane mettiamo a recollato, noi possiamo diventare Fiora e rommare top, far finta di essere Fiora, e poi quando la vera Fiora arriva la uccidiamo il nostro enemy laner, ok? La stessa cosa può succedere bot, ma la cosa più semplice da fare forse è trasformarsi nel jungler. Ci siamo presi la Blasting Wand, che ci dà 40 ability power, perché il primo item che ci faremo credo che sarà il Luden Secco. Perché il Luden Secco? Perché aumenta la nostra wave clear, così possiamo avere una wave clear ancora maggiore e rommare. E in più ci dà anche un sacco di danno, perché ci dà 90, mi sembra. Wow, guardate il danno che abbiamo fatto con una Q. Cioè, praticamente le abbiamo tolto mezza vita con una Q. Il danno è davvero davvero alto di questo champ, raga. È davvero molto alto. Adesso forse ci pigliamo la kill. No, non credo. Non credo sia possibile in questa... beh, forse con la E quasi ci siamo andati vicino. Da ricordare anche che la W di Nico, ecco, è morta adesso. Esatto, è morta con la nostra Q. Da ricordare anche che la W di Nico... oh, adesso che succede? Abbiamo utilizzato la R. Guardate la R su Master Yi. E Master Yi è stato cancellato dalla faccia della terra grazie alla nostra R. Una cosa da ricordare: 2, 3. Vedete il terzo autoattacco di Nico, che è parte della sua passiva. Il terzo autoattacco di Nico è potenziato, ok? Quindi ogni due attacchi avete un attacco potenziato. Anche questo è da utilizzare e da ricordarsi, perché è molto importante, sia perché funziona anche sulle torri, sia perché se stiamo correndo dietro non c'è... guardate, raga. Ah, l'ho mancata alla grande. Però secondo me la prendo comunque. La prendo comunque. Ho utilizzato la E ma non l'ho beccata. E no, purtroppo me la sono fatta scappare, perché devo ancora imparare a giocare bene con questo champ. Ma la skill shot della E non è facilissima da prendere, vi dico la verità. Ok, adesso recollo, penso. Abbiamo preso il last chapter, perché ovviamente come primo item, come vi dicevo, ci pigliamo la loot del secolo. Ritorniamo in lane e vediamo che succede. Oh, c'è Kane che dà addosso a Miss Fortune. Noi utilizziamo la R e la cancelliamo dalla faccia della terra. Vabbè che aveva poca vita, ma la nostra R, vi assicuro, fa un sacco di danno. La W, la passiva della W, oltre a darvi questo terzo autoattacco potenziato, fa anche un'altra cosa, cioè vi consente la parte attiva di sdoppiarvi e diventare invisibili per pochissimo tempo. Quando riapparite però riappaiono tutte e due le Nico, perché come dicevo utilizzando la W ci si sdoppia, no? Appaiono tutte e due le Nico che vanno in direzioni diverse. Possiamo controllare la direzione nella quale mandiamo la nostra copia della Nico. Adesso stiamo trasformati in Kane, come se fossimo il jungler, rommando nella bot lane, e vediamo che succede. Allora, noi arriviamo, utilizziamo la nostra E su Blitzcrank, la Q, e facciamo abbastanza danno, come vedete. Le rune che ho utilizzato sono ovviamente Electrocute, perché è una runa molto forte. Allora, io stavo andando via e poi sono tornata indietro per beccare Varus.
avvicinatomi a Varus, ho pensato, posso utilizzare la R per ucciderlo, ma lui ha flashato e quindi non sono riuscito a beccarlo. E questo è costata la mia morte, perché nonostante mi sforzino all'inizio abbia pensato che io fossi l'altra Nico, alla fine però mi ha riconosciuta e mi ha ucciso. E abbiamo preso le scarpe, Sorcerer's Shoes. Scarpe abbastanza importanti perché, come vi dicevo, Nico può essere un champ che romma, ok? Abbiamo ripreso, abbiamo utilizzato la nostra Q. E ora guardate, con la W e la R, lei ovviamente stava attaccando l'altra. E avete visto il terzo attacco? Che danno che ha fatto? Ha fatto un danno della Madonna. Ok, andiamo avanti abbastanza velocemente perché adesso pusherò la wave e andrò a fare una piccola roam bot lane, immagino. Mi trasformo in Kane, perché Kane è top lane, quindi loro non sanno chi è chi. E cosa facciamo? Allora, utilizziamo la E su Varus, poi la Q su Varus e continuiamo ad autoattaccarlo fino a che non lo uccidiamo con l'altra Q. E non solo, riusciamo anche a prenderci la kill su Blitzcrank. Siamo sopravvissuti con pochissima vita, ma siamo sopravvissuti. Ora non so dove sto andando, la cosa migliore da fare sarebbe stato recollare, ma vabbè. Ovviamente questa è una cosa ovvia, ma siamo nella PBA, ok? Quindi non siamo nel live server ancora, siamo nella PBA, nel public beta, in cui la patch, vi ricordo, è un paio di settimane in avanti rispetto a quella che c'è nel live server. Ora, ci siamo trasformati in Kane perché vogliamo far qualcosa. Riusciremo effettivamente a fare qualcosa? No. E invece... Oddio, raga. Siccome questo game l'ho giocato qualche giorno fa, sono anch'io sorpreso, perché non mi ricordo, del danno che fa questa Nico. Recolliamo. Ci siamo comprati il Luden secco e un'altra Blasting Wand. Allora, c'è Riven sotto torre. Noi siamo trasformati in Kane con vita bassa, quindi lei pensa che ci può uccidere. E invece la uccidiamo noi, raga. Però ovviamente trasformandosi con un campione che ha poco HP, loro pensano, ah cazzo, questo ha poco HP, lo uccido subito. Invece no, non succede. Secondo me sì, perché adesso vedete, Poppy è stata grabbata da Blitzcrank. Noi andiamo dentro con la R e facciamo un botto di danno. Ma avete visto che roba? Abbiamo fatto un sacco di danno. Abbiamo quasi one-shottato Varus. E uccideremo anche Blitzcrank, secondo voi? E uccidiamo anche Blitzcrank, ok? Avete visto che il danno che facciamo con la R è incredibile. È davvero incredibile. Ci siamo ritrasformati in Kane, perché Kane è fuori dalla visione nemica e quindi noi possiamo far finta di essere lui. Cosa da tenere in considerazione? Ci sono tre Kane in questo momento sulla mappa. Cosa da tenere in considerazione? Orca. Siamo riusciti ad uccidere Yi, ma perché Kane ha fatto un po' una cazzata. Cosa da tenere in considerazione? Vi dicevo che il jungler è un ruolo... cosa tenere in considerazione? Il jungler è spesso fuori dalla visione dei nemici. Rallento un po' l'azione. Abbiamo preso il minion e non Varus, ma... Orca, mi sa che qui, ragazzi, moriamo, perché non ho nemmeno la R, credo. Abbiamo comprato il Morello Nomicon, che è il secondo item. Perché ho preso il Morello Nomicon? Perché siamo contro... una Riven, una Master Yi, un Varus, della gente che comunque tende a curarsi. E con il Morello Nomicon noi mettiamo Gravy Spoons. Allora, qua l'engage e la kill su Riven. Engage con la E, ovviamente, che l'ha immobilizzata. Poi la Q, il terzo autoattacco della W potenziato, e Riven è morta. Ora, vediamo se qua succede qualcosa. Siamo trasformati in Kane e... Q, W e ciao. Come vedete, raga, il danno è davvero davvero alto di questo champ. E anche se non utilizziamo la R, è molto alto in realtà. Allora, qua intanto seguiamo l'azione, hanno ucciso Master Yi e noi nel frattempo ci siamo dileguati, perché ovviamente eravamo un po' bassi in salute. Come avete visto, lì ho utilizzato il flash e la R, che è una cosa che si può fare, ma
fino ad un certo punto, cioè voi potete utilizzare il Fresh fino a che non saltate. Una volta che l'animazione prevede il salto di Nico, quando Nico ha saltato ormai non si può utilizzare più il Flash, però si può fare fino a un certo punto. Ora, noi stiamo andando mid lane perché pensiamo di beccare Blitz, ma mi sembra che non, esatto, siamo un po' troppo distanti forse. Vediamo se invece becchiamo Miss Fortune. Utilizziamo la R direttamente qua e la Q ed è morta. Avete visto il danno della R, raga? Cioè, l'ha praticamente one-shottata. Rivediamolo per vedere, giusto per vedere il danno che facciamo. Ha rallentato. Allora, recolliamo qua. Abbiamo recollato e ci siamo presi... Ah, un needlessly large rod ci siamo presi, ok? Allora, abbiamo... Siamo appena resuscitati, abbiamo preso un Needlessly Large Rod e ora vediamo cosa succede qua. Andiamo con la E, becchiamo Master Yi con la E e con la Q uccidiamo anche Riven. Ora vediamo cosa succede da qua. Abbiamo utilizzato la E dall'altra parte del muro, così abbiamo beccato Blitzcrank. Ok, questa azione è stata un po' confusa, ma alla fine abbiamo ucciso tutti. Aspettiamo qua, schiviamo il look e utilizziamo la Q e utilizziamo la nostra Q. Poi, lui non sa ovviamente che siamo tutti e due qua dentro, utilizziamo la R, becchiamo solo Blitzcrank, purtroppo dovevo beccare anche Miss Fortune, ma utilizziamo la Q, la E la manchiamo e siamo stati uccisi da Yi purtroppo. Abbiamo preso lo Spellbinder perché ci dà tantissimo AP e... In questo game volevo mostrarvi comunque come sarebbe stato giocare Nico completamente AP. Avete visto che per ora siamo 14 morti, 3 morti, 14 kill, scusate, 3 morti e 4 assist. Quindi abbiamo uno score molto buono. Ora stiamo andando trasformati da Kalista o da Poppy verso la bot lane. E c'è Master Yi, utilizziamo la E su Master Yi, poi la Q, terzo autoattacco potenziato, la R. Era morto. È completamente morto. Non poteva far nulla per scampare alla sua fine. E quindi siamo a 15 kill adesso. Ma andiamo avanti un po' velocemente. E qua c'è Blitzcrank. E su Blitzcrank. Tu su Blitzcrank. Terzo attacco potenziato. E non siamo riusciti a beccarlo, purtroppo, a finirlo. Forse adesso con un'altra E e un'altra Q. E ciao. Flash E, Q e muore. Perfetto. Abbiamo preso un'altra bella kill su Blitzcrank. Andiamo ad aiutare loro nella bot lane. Vediamo che succede. Utilizziamo la E e becchiamo Master Yi con la E. Poi la nostra R, raga, ma che danno fa. E ora andiamo un po' avanti. Abbiamo un... Io credo che questo sia la fine del game, raga. Non c'è... Ah no, no. C'è ancora un po' da vedere. Allora, vediamo se succede qualcos'altro nella base nemica. Wow, anche Kane è abbastanza fiddato, mi sembra. Stiamo a... Ah, guardate! Raga, l'ho uccisa nella fontana con una Q. L'ho uccisa nella fontana con la Q. Stiamo aspettando che spawnino, perché vogliamo ucciderli e umiliarli. Ma mi sa che non ce la facciamo. Abbiamo preso anche l'altra torre. Blitzcrank ci blocca. Ma lo uccidiamo. Orca puttana, il danno su Varus, raga. Ma che roba era? Avete visto il danno? Ok, utilizziamo una E. Purtroppo ci hanno ucciso. Però abbiamo ucciso Blitzcrank nel frattempo. I due Needlessly Large Rod per il Death Cup, ok? Perché sarà il prossimo item. Ora, andiamo avanti. E qui ci sarà un 1 contro 1 contro Riven. Uno contro uno contro Riven, forse. Vediamo se riusciamo. Purtroppo Riven ha quella Q che le consente di fuggire quanto vuole. E quindi non l'abbiamo presa. Adesso andiamo nella giungla per aiutare. E andiamo nel rally. Allora, noi arriviamo. Ci abbiamo Riven dietro. Utilizziamo la E, ma guardate Poppy. Poppy ci porta via Miss Fortune dalla nostra E. Poi, ingaggiati da Riven, utilizziamo la nostra R. Che però ci spostiamo un po' verso Miss Fortune, perché becca anche lei. No, in realtà Miss Fortune l'abbiamo utilizzata con la V, l'abbiamo uccisa con la W. Ma avete visto, questo è il danno che abbiamo fatto a Riven con la nostra ulti. Non so che dire, davvero. Non so che dire, il danno è forse un po' OP. Forse. Forse Riot, eh. Forse.
Ora, qua c'è Varus che ingaggia su di noi. Noi torniamo indietro, utilizziamo una E dall'altra parte del muro, ma non lo becchiamo. Ho flashato a cazzo di cane, ma con la Q l'abbiamo ucciso. Poi uccidiamo anche Riven con la terza V doppia, quella potenziata, e ci pigliamo questa bellissima double kill e game finito. Allora raga, abbiamo finito il game con 21 kill, 4 morti e 8 assist. Sto champion è una bomba. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, che mi fa davvero davvero piacere. Spero che questi gameplay vi piacciano. Fatemi sapere nella sezione dei commenti se si possono fare questi gameplay come replay, oppure se preferite il gameplay live. Mettete un like al video e condividetelo, perché mi aiuta davvero davvero tanto. Se volete che continui con questo canale, fatelo. E grazie mille di tutto, ci vediamo nel prossimo video.